Buonasera. Seconda punta, trequartista, anche centravanti, qual è il tuo ruolo più congeniale? Perché ti abbiamo visto giocare in tantissime posizioni e sempre bene, tra l'altro. Ma diciamo che ci stiamo un po' alternando. Io preferisco fare la prima punta, però stiamo provando ad alternarci per capire un attimo qual è la disposizione migliore. Siccome queste sono amichevoli, stiamo provando tutti quanti a girare per trovare l'innesto giusto e siamo tutti quanti disponibili per provare a cambiare un po' di cose e per vedere come ci troviamo meglio. Ecco, ma questo, ciao anche da parte mia Fabio, questa alternanza è vero che siamo in una fase sperimentale, però si arriverà ad un punto in cui ci saranno dei ruoli fissi o definiti, o comunque la richiesta di Clotet è quello di non dare punti di riferimento, quindi la vedremo anche quando il gioco si farà di gruppo, diciamo. Ma guarda, io questo non ti so rispondere, sicuramente queste sono amichevoli, quindi per tali le prendiamo, nel senso che, come ha detto lui, stiamo provando vari moduli, cioè il modulo è sempre quello, vari giocatori, perché siamo tutti ragazzi giovani e quindi stiamo provando a trovare il sistema giusto e il modo di stare in campo nella maniera migliore. Ciao Fabio. Buonasera. È vero che è amichevole, però comunque avete fatto una buona partita e sembravate avere più determinazione degli avversari. Secondo te è solo il frutto della convinzione, oppure, cioè della condizione, oppure siete proprio più convinti e volevate proprio vincerla? No, sicuramente la condizione fisica è molto ottima. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e diciamo che questa è una cosa anche che ci sta dando un'impronta al mister. E lui vuole tanta grinta, tanta convinzione e lo abbiamo dimostrato in tutte queste amichevoli e speriamo di poterlo dimostrare anche col Pisa. Prossimo. Ecco, a proposito della sfida contro il Pisa, adesso si chiude il cerchio delle amichevoli nelle quali comunque siete andati bene, ma si fa sul serio. Al di là della condizione fisica, quali sono le sensazioni e quanto conta, ovviamente, tanto partire bene e rompere il ghiaccio nel modo migliore? Beh, certo, la prima partita ufficiale dell'anno, Coppa Italia, è importante. Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito l'anno scorso e cercare di dare subito un'impronta giusta al nuovo anno. Siamo consapevoli di essere una buona squadra, di essere forti, abbiamo la condizione fisica giusta e quindi siamo sicuri di poter far molto bene. Scusa. Sei arrivato un po' in sordina nel mercato di gennaio, ti conoscevano in pochi, comunque hai impiegato poco, anche per quel poco che sei stato impiegato l'anno scorso per vedere le tue qualità. Volevo chiederti, può essere per un giovane come te l'anno della consacrazione questo? Speriamo, no, io lo spero, nel senso l'anno scorso sono arrivato poi a gennaio tra un po' di problemi fisici e cose, non ho trovato tantissimo spazio e spero quest'anno di poter recuperare tutti i minuti persi l'anno scorso e di poter dimostrare tanto e la tanta voglia che ho di mettermi in mostra e di far bene. Ti faccio una domanda in generale sulla squadra. C'è chi dice che è una squadra giovane, però tu come la vedi e come gruppo come ti sembra? No, sicuramente come gruppo pian piano ci stiamo amalgamando benissimo, sono tutti bravi ragazzi con voglia di fare, di mettersi a disposizione, nonostante che comunque siamo ragazzi molto giovani, ognuno ha le sue esperienze, chi dalla C, chi comunque l'anno scorso ha giocato anche in B, e quindi siamo consapevoli di essere un bel gruppo. Grazie. Posto? Grazie.